Addirittura i moscerini, la finestra. Madonna, ragazzi, sembra vera. Bello anche il discorso del vento che sposta qua e là, ma ha colpito tanto anche il muro tutto graffiato, vedi? Bello, 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 esagerato. Allora, salve ragazzi, qui Vrex insieme a Motormom e continuiamo l'avventura di The Last of Us e ci eravamo lasciati con le luci che chiedono a Joel di portare Ellie fuori città. Vediamo oggi cosa succede. Doveva essere un oggetto invece una bimba. E lui, ricordiamo che ha il trauma perché ha perso la figliola e non vuole avere altri figlioli, certo, altri bambini in mezzo. Ha paura che succeda qualcosa, certo. Oh, eccoci qua. Ecco, qui ci sono dei morti, dei cadaveri. Ho sentito la sparatoria, ma... cos'è successo? Le luci... Se non ci togliamo dalla strada, succederà anche a noi. L'esperto sei tu, io ti seguo e basta. Scusate se vi sembro un po' impacciato io coi comandi, perché è già un po' che non metto le mani su The Last of Us. Meglio che lo fai tu, perché sono impacciata io, eh. Non che si correva, ecco così. Ha dato un calcio alla scatola, semmai. vabbè. Ormai c'era. Capita. Che ha detto? No, ha detto da questa parte. Ma la bimba lo segue. Sì. Sì, c'è. Ricordiamo che le luci hanno attaccato il cancello principale, sì. Quindi era scattato il coprifuoco. Noi ce ne stiamo andando a zonzo, quindi stiamo violando il coprifuoco. Se ci beccano le guardie, è un casino. È un casino. Ecco. Allora, si corre con quello di sopra. Quindi non solo dobbiamo stare attenti agli zombie, ma anche alle guardie. Lassù, così arriveremo al tunnel nord. Come facciamo a salirci? Dammi un minuto. Ok, dobbiamo arrampicarci là sopra. E per arrampicarci là sopra c'è questo. Salta. Più o meno. Lo sposta. Ma senti. Sembra. Addirittura a colpo. Sembra proprio di vivere lì. In quella scena lì, eh. E la bimba come sale? Un aiuti? Sale da sé. Qui ci si sono imbrogliati tutti quanti, perché se io mi fermo, lei si ferma, però se io vado avanti, vedi? Ah, ecco. Sì, cioè. La prima volta tutti quanti si sono imbrogliati in questo punto. Sì, perché giustamente uno dice, la bimba come fa a salire? Noi stiamo raggiungendo adesso il rifugio sicuro, perché Tess era andata insieme al capo delle luci a vedere le armi che gli aveva promesso, sì. Quindi adesso noi stiamo andando nel rifugio per aspettare Tess prima di muoverci e portare lei fuori città, che ricordiamo lei deve essere portata al palazzo del governo. Ti ricordavi, no? Sì. Lo usi per il contrabbando? Sì. Merce illegale? A volte. Ma hai fatto uscire una ragazzina? No, è la prima volta. Allora, cos'è Marlene per te? Non so, è un'amica, credo. Un'amica, eh? Sei amica del capo delle luci. Quanti anni hai? 12. Conosceva mia mamma e si è presa cura di me. E ho 14 anni. Sì, la solita scatola. E i tuoi genitori? Dove sono tutti i genitori? Se ne sono andati tanto tempo fa. Così invece di restare a scuola, hai deciso di scappare e unirti alle luci, giusto? Senti, non ti dirò perché mi stai facendo scappare, se è ciò che vuoi sapere. Sai qual è la cosa migliore del mio lavoro? Che non devo sapere il perché. La verità, non mi frega niente di quello che vuoi fare. Ottimo. Bene. Sembra un po' menifreghista lui, eh? Però, giustamente, non ci si vuole attaccare. Eccoci qui. Ma ammazzo il tempo. Ah, e io cosa dovrei fare? Sono certo che qualcosa ti inventerai. Il tuo orologio è rotto. L'orologio è il regalo della bimba. Me lo ricordo.
che era il suo compleanno. Ti lamenti nel sonno. Odio i brutti sogni. Sì, anch'io. Mi dice un colosaio se le vado. Sai, non sono mai stata così vicina all'esterno. Intendo, guarda com'è buio. Là fuori non può essere peggio. Insomma. Non credi? Che diavolo vogliono da te le luci? Ehi, scusate, ci ho messo tanto. Fuori è pieno di soldati. Come sta Marlene? Se la caverà. Ho visto la roba là fuori, è tanta. Siete sicuri? Sì. Andiamo. Chiudi la porta. Allora, un altro passaggio segreto dietro il dietro gli scaffali. Non si vede il buco, eh? Vabbè, forse è fatta apposta, però. Comunque di là ci si può andare. Guarda l'acqua sul vetro. Ti dico che è favoloso. È fatto in una maniera stupenda. È un film, non è un gioco. È un bel salto, dai giochi anni 80 a questo. Mamma mia, guarda anche le immagini al di fuori. Cioè, sembra di essere veramente nella stanza in questo momento. Non è strano che ci usino per il loro contrabbando? Marlene voleva farlo da sola. Non eravamo la loro prima scelta e nemmeno la seconda. Ha perso molti uomini, non aveva scelta. Già, spero ci sia qualcuno vivo per pagare. La vedi l'acqua? Troveremo qualcuno. Hai visto che ci andai di là? Cioè, aprirò lei il cancello là. Andiamo. Prima le donne e i bambini. Vai. L'ascensore, ah sì, il generatore c'è da aprire. Chi ci aspetta nel luogo di consegna? Ha detto che ci sono luci arrivati qui da un'altra città. Lei me lo ricorda. Pesso. Deve essere importante. Chi sei tu, eh? La figlia di uno che conta, roba così? Una cosa così. E quanto durerà tutto? Se tutto va bene, riusciremo a consegnarti entro poche ore. Ellie, una volta usciti da qui, devi seguirci senza allontanarti. Sì, certo. Se tutto va bene entro poche ore, secondo te andrà bene? Ma ci credo poco io. Con tutti quegli aggeggi che gli virano intorno. Ora io ragazzi l'ho già finito anche in modalità più difficile, quindi so che ci sono dei collezionabili, ma qui li lascio perdere a questo giro. Porto la serie giusto per far conoscere la storia a chi ancora non conosce il gioco e anche per farlo conoscere a lei. Questo giusto per dire, Vrex, rush il gioco, perché io il gioco l'ho già finito. Quindi i collezionabili li ho già collezionati. Un attimo, c'è una pattuglia là davanti. Sì. Bene. Posso dire che mentre si fa il gioco, nelle pause che non giochi con il joystick, rilassa proprio perché ti porta via nella storia. Sì. Cioè, è fatto molto bene. Anche il vento, lo vedi che sventola la roba. Ma poi è molto bello anche il comparto sonoro, perché rispecchia proprio quello della realtà. Infatti, quando parlavano là di dietro, il suono era diverso. Sono fuori, finalmente. Un ombrellino, magari. No, così è più post-apocalittico, no? E vabbè, d'altronde. Che c'è a terra? La bottiglia che va in là. Ecco, bravo, vai sopra. Che piove. Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere. Lì piove già. Comunque potrebbe andare peggio, potrebbero esserci. Ecco.
razza dei nemici. Vado. Scansionali, siamo alla base. Bene. Scansionali. Le mani sulla testa. Qui è Ramirez, settore 12. Richiedo prelievo per 3 vagabondi. Ricevuto. Chiudi un occhio. Possiamo pagarti bene. That's it. Sono stanco di questa merda. Mm-hmm. Tempo di arrivo? Un paio di minuti. Cazzo! Pensavo li avremmo solo legati o roba così. Pensavo avessi... Soltanto legati. Guarda. Dici che Marlene ci ha fregati? Perché cazzo stiamo ascoltando una ragazzina infetta? Visto? Non sono infetta. No? Quindi questo mente. Posso spiegare? Vedi di farlo in fretta. Guardate qui. Non mi frega un cazzo di come ti sei infettata. È di 3 settimane fa. No, si trasformano tutti in 2 giorni. Basta cazzate. A 3 settimane. Lo giuro. Perché avrebbe dovuto fregarvi? Ma la cura allora lei. Non ci riesco. Tess. Via. Via! Vai! Vai, sbrigati! Ho 2 soldati morti. Ripeto, 2 vittime. Presto. D'accordo, Emma. È il mio segnale, corriamo. È il segnale, corri. No. Ora. Corri. Poi, devo stare lontano dalle luci. C'è da combattere ora. No, mi devo nascondere, devo stare lontano dalle luci. Ah. C'hanno i riflettori, se mi vedono dai riflettori poi... Certo. Mi sparano. Ellie ci segue a ruota. Ellie, dobbiamo fare un'altra corsa. Sei pronta? Sì, certo. Maledizioni sono ovunque. Soldati, là. Li vedo. Rimanete indietro. No, mirati dall'altra parte. Rimanete giù. Vedi il fascio di luce, devo stare lì lontano. Vedi niente. Che schifo. Che succede? Sai che ci hanno visto, forse. Devo tenere la torcia spenta perché altrimenti se ne accorgono. Li sento da davanti. Forza! Forza alla Matrix! Uno, due, vai! Qui c'è un passaggio. Ma se sa guardare che c'è di là, Se c'è da... Io so più pure che... Io i zombie! Le odio gli zombie! Giù! No, invece sono infetti. Infetti da fungo Cordyceps, come abbiamo visto oggi a Fringe. Come facciamo a superarli? Si sono ancora accorti di noi. Il famoso fungo... Che gli fa nel cervello, no? Adesso qui devo muovermi. Ho preso un mattone nel frattempo. Devo muovermi senza farmi vedere, perché se mi vedono mi sparano. No. Ok. No, dall'altra parte. Dove vai? Se rimane
Fai un passino in avanti, per favore. Bravo. Bravo. Per un primo. Vai, corri, corri, scappa. C'è il Nemesis. Ok. Di qui, forza. Devo andare il più lontano possibile. L'altro canale. Intanto corro col mattone in mano così. Sì, lo vedo. Pensavo glielo tiravi, invece no, Ora perché c'è quel filo giallo che sventola? Aspetta. No. In molti giochi passa attraverso l'acqua, invece questo gli imbatta sulle spalle, vedi? Ah, sì, è l'acqua. Sì. L'acqua semmai è un elemento molto difficile da riprodurre in un gioco. Ma è fatto bene, anche gli stizzi prima. Stai vicino. Almeno non piove più. È già qualcosa. Merda, merda, altri soldati. Bersaglio ancora libero. Interrompete l'inseguimento e tornate a settore 11. Ecco, bravi, andate a fangiretto. Per non dire altro. Sì, qui c'è la porticina. Ok. Praticamente devi sempre stare a cercare le robe. Eh sì, perché comunque è un gioco... Ce l'abbiamo fatta. No, ricerca. Ci sono ancora. Approfittane per riprendere fiato. Joel, vedi se c'è niente di utile. Sì. Agli ordini, boss. Dicevo, è comunque un gioco di sopravvivenza, quindi devi anche recuperare oggetti utili, certo, per sopravvivere. Che ti possono servire, è vero. Di qua. Tess, saliamo attraverso il condotto. Sono sotto la città. Stai molto vicino. Okay. Tiri in bomba addirittura. Mm-hmm. La voce. Tiri in bomba. Wow, wow, aspettatevi! Ucciso. Un alligatore e un serpentello, no? No, vabbè, perché ci devono stare gli alligatori nelle foto? Io mi aspetto sempre il peggio, ho capito? Che mi arrivi qualcosa... distrutto. Sono andati. Ok. Qual era il piano? Se anche riuscissimo a consegnarti alle luci, che accadrebbe? Marlene ha detto che hanno la loro zona di quarantena. I loro dottori stanno studiando una cura. Sì, mai sentita, Tess? È che... quello che mi è successo è la chiave per trovare un vaccino. Oh, Cristo. È quello che ha detto. Ma certo, non ho alcun dubbio. Ehi, vaffanculo, non l'ho chiesto io. Neanch'io. Tess, che cazzo ci facciamo qui? E se fosse vero? Non ci credo. Se fosse così, Joel, siamo arrivati fin qui, andiamo fino in fondo. Devo ricordarti che cosa c'è là fuori? Ho capito. Da questa parte, passando dal centro, arriveremo al palazzo del governo per l'alba. Speriamo. Durante l'epidemia, l'esercito, come al solito, come in tutte le storie, comincia a bombardare, no? Guarda un po' i palazzi. Vedi che sono... praticamente uno è crollato sull'altro. Eroida. Questa scena poi tra l'altro l'hanno preso ispirazione da un film, ti ricordi Cloverfield? Sì. Quella specie di piovra che, sì, che c'è un palazzo appoggiato sull'altro. È crollato giù e si è appoggiato a quell'altro. Sì. Mette soggezione però. Mette soggezione. Sì. Cosa è successo? Hanno bombardato tutte le aree fuori dalle zone di quarantena nella speranza di uccidere più infetti possibili. Ecco. Ha funzionato. Per un po'. Una pianta non la uccidi con una bomba, ci devi andare con qualcosa di... Ma allora lo sanno che è una pianta? È Cordyceps, sì. Che cavolo era? Tess, sentito? Sì, ma sembrava abbastanza lontano. Merda.
Mi sembrava un... Per ora. Dai. Un dinosauro di quelli che voli, non mi si chiamano. Un pterodattilo. Eh? È vero, cioè... Somigliava un po'. Cavolo, è un bel salto. E ora? Bene, il palazzo del governo. Sì, superiamo questo punto. Laggiù c'è una ferrovia, vedi il treno. C'è il treno di sotto. Era. Ora è desolazione. E mo comincia di bassa. Così. Da qui? Siamo praticamente ai piedi del palazzo, quello storto. Da che bella alta lettera. Io sono anche... Sono contento con questi particolari, magari ci piace nulla col gioco. Ma è tutta atmosfera. Però è bello, cavoli. Ora qui saremo un po' al buio, no, di qua sì. Ah, ecco, vedi, soldati, bossoli. La specie di... è un segnale. Sì. È stato fatto a pezzi. Sì. È morto da poco. Ed è un male? Sì, potrebbe. Andiamo via. Se è stato fatto da poco è un male secondo te? Se è stato fatto da poco vuol dire che sono vicini, mi raccomando. Con calma, vediamo che c'è. Ecco, vediamo quello che si può prendere. Oh, qui c'è un altro. Ecco, bene. Munizioni? L'ho preso. Praticamente quel foglietto lì, questo foglio qua... Registro dell'operazione per vivere. Per vedere. Per vedere. Non so però come si apre il menu, perché ho paura di interrompere la registrazione. Comunque in quel foglietto lì spiegava che il Cordyceps infetta le persone. Ci sono vari stadi di infezione. Ci sono i primi, quelli che abbiamo visto all'inizio, quelli che corrono, che sono chiamati runner, che sarebbero i corridori. Tradotto. E poi ci sono gli stalker e altri vari tipi di infezioni. Quindi ci sono più tipi di mostri, non c'è il classico infetto che abbiamo visto all'inizio. Per esempio, cazzo, un clicker. Il clicker. Cosa è successo alla loro faccia? È così dopo anni di infezione. No. Quindi sono ciechi? Più o meno. Vedono tramite i suoni. Pipistrelli? Come i pipistrelli. Non appena senti dei click, devi nasconderti. Capito? Se vedi uno di quei click, ti viene addosso, devi nasconderti. I click sono ciechi. Percepiscono il rumore. I topi, li hai visti i topi? Sì. Topasti, rati, sorci. Sembra che l'edificio stia per cadere a pezzi. L'occhio alla testa. Terratori. Sì, vitamine. Quando ne ho abbastanza. Ecco, ora quello lì perché si è mosso? Tutto troppo forte. Perché siamo in pendenza, siamo andati su quell'altro. Quello che è il palazzo che sta appoggiato. Le pasticche, quando ne ho abbastanza, le vitamine, posso aumentare tipo il livello della salute, della resistenza, della corsa. Sono dei bonus alla fine. Dammi una mano con questa. Guardato. Eccolo. Questo è uno di quelli vecchi. No, effetti vecchi. Un clicker. Ha sentito un rumore. Grazie. Stai bene? Non è niente. Cerchiamo provviste. Cazzo! Oh, è stata tosta! Puoi dirlo. Questa è una bottiglia. Proprio bruttini, Tieni, rimettiti in sesto. Ah sì, lei ogni tanto mi dà i kit medici. E qua ci posso andare, sì. Ecco fatto. Una bottiglia che mi può sempre servire. Poi. Kit medico. Sì.
Che vuol dire al massimo? Che c'è, più di quelli ne puoi prendere. Esatto, sono pieno. Ah, c'è una zanzara. Ci abbiamo una zanzara che gira. Qui? Sì. Vedevo un sacco di insetti là dentro, pensavo ce l'hai io. O forse un moscino, non lo so. Forza, andiamoci in fretta. Di qua? Sì. Ah, che c'è? Un cassetto da aprire. Con nulla dentro. Ecco. Vai. Dai. Ci sei. Ecco qua. Ok. Dai, andiamo. Ok. Clicker. Marta, via, via, via. Ah, sti. Si chiamano stirche, striche. Clicker, perché fanno i click. Bruttini bravi, eh? Praticamente hanno la testa aperta a metà, però invece che del cervello sono usciti i funghi. È come se fosse la parte superiore di una pianta che esce fuori. Ecco, vedi, lei l'ha distratto, ha tirato una bottiglia. Quindi io praticamente lo devo aggirare, però noi dobbiamo andare là, vedi là sopra c'è una sporgenza, quindi ci dobbiamo avvicinare là, però lo dobbiamo, non devo correre perché se corro mi sente, e devo lanciare la bottiglia da un'altra parte, tipo laggiù. Vedi, adesso lui lo va, vai vai, andate. Piano. Ellie? Eccola. Fatto. Ellie, stai bene? A parte farmela addosso, sto bene. Andiamo. Dammi un secondo. Facciamo un altro po' di casino, tanto. In effetti, sì. Dai, dentro. La tromba delle scale è bloccata. Dobbiamo tornare su. Che assurdo. Non guardare in basso. Oh, stai scherzando? Certo che ci salta così a peso morto. Accidenti. Beh, insomma, sono arrivati dall'altra parte. Sì, eravamo lì e c'era tutto bloccato, lì, tutto certo. Crollato qua. È crollata la roccia dentro. C'è l'altro palazzo praticamente. Oh, una pistola nuova, la rivoltella. Rivoltella sei colpi. Buono. Sì, qui mi spiega praticamente come equipaggiare le altre armi che ho nello zaino. Oh, il bastone. Aspetta, quando vai a girare così per le stanze, non so mai, Vado a controllare. Rimani qua, ragazza. Bene, abbiamo raggiunto la mezz'ora. No, davvero, già mezz'ora e siamo qui. Cioè, mi prende talmente tanto sta cosa, che io non vedo l'ora che arrivi, e poi mi aspetto sempre. Un mostro che gli va addosso, come quello di prima, ancora basterebbe che... Ah, hanno finito la frase che quello già gli stava addosso. Sì. Eh? Va buono, io direi che per questo episodio è tutto. No!
Ho capito, ma se ne registra un altro, però devo interromperli, sennò viene un video di un'ora e quando lo vado ad editarlo devo caricare il video di un'ora per spezzarlo. Ah, vabbè, va bene, ok, dai. Dicevo, per questo episodio è tutto, noi ci becchiamo alla prossima. Ciao, è interessantissimo comunque, eh? Dove vengo io, lì che va bene così. È interessante.